Dai Jobu Sankumi, pellicola biografica tratta dal romanzo dell'attore protagonista Ototake Hirotada, affronta con leggerezza e semplicità la tematica difficile della disabilità. Il professore Akao Shinosuke, affetto dalla sindrome tetraamelia, viene assegnato in via del tutto eccezionale alla terza sezione della quinta elementare dell'istituto di Matsura, insieme al suo assistente Shiraishi. Questi dovranno fare i conti con le dinamiche della classe, tensioni e scontri, ma anche gioie da condividere insieme. Yokara, kono class o kemotsukoto ni natta Akao Shinosuke desu. Il film rispetta l'ordine in cui le vicende si susseguono all'interno del romanzo. Questo per mostrare in maniera naturale l'accettazione dell'insegnante da parte degli alunni, che riusciranno, a poco, a considerarlo uguale a tutti gli altri. Il regista, Hiroki Ryuichi, si è assicurato che i bambini non incontrassero Ototake prima di iniziare le riprese, quindi il disagio e lo stupore che percepiscono inizialmente nei suoi confronti sono ancora più autentici. E lui sfrutta il proprio corpo come argomento di discussione e chiede ai bambini: cos'è la normalità? Ma che do yappari kiyoshi ga nai tte futsuu ja nai. Betsu ni futsuu ja nakute mo iku ne. Te ga futsuu to ka yoku wakannai shi. Ja futsuu tte dou iu koto nano kana? Il film è stato proiettato nel 2013 all'Osaka Asian Film Festival e ha vinto il premio per miglior attrice non protagonista allo Yokohama Film Festival dello stesso anno. È una storia intensa e commovente che ci mostra come la diversità non sia un difetto ma un pregio e che per essere felici non è necessario essere perfetti.